Ya estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente. Que ha presentato oggi una nuova coreografia. Allora, Leonardo, la prima domanda che ti voglio fare, perché tu è da molti anni che segui un certo percorso e mi sembra che hai fatto un salto di qualità con questa presentazione. Io ho filmato parecchie cose tue. Allora, mi spiego un attimino che cosa hai preparato come show oggi con i ragazzi? Bueno, primo, el salto de calidad, como me ha dicho usted, se debe al laboro. Porque cuando se elabora y se elabora y se elabora, todas las cosas arriba, ¿no? Lo importante es elaborar y la entrega, las pasiones que el oro mete, ¿no? Al laboro. Pecuelo, tú has visto con este salto de calidad que has visto con relaciones a mi alta coreografía. Es verdad que en la alta coreografía me trovaba al inicio. Estaba iniciando, estaba cercando ver cómo me trovaba. Adesso prácticamente son otro vato, quelli bailarines que yo cercaba, quello que yo cerco. E questo è molto Quello importante. è una cosa importante. Allora, però dimmi una cosa, aspetta un attimino. Noi siamo abituati a un certo tipo di show, Sì. no? Quando si parla di afro, no? Che è basato nella religione Yoruba, Sì. quindi siamo abituati a vedere a Xangô, a Yemayà, eccetera. E invece oggi abbiamo visto una cosa completamente diversa. Che cosa abbiamo Sì, visto? perché è quello che tu parli, no? Sempre quando si fa un show, si fa un spettacolo, si lavora sul Yoruba, perché sarebbe la religione, la manifestazione culturale che più si conosce qua in Italia, no? Però noi abbiamo differenti culture, abbiamo differenti manifestazioni religiose. Ho lavorato su el Arará, su los Bodunes, che sarebbero la divinità di origine Arará. Que no le llamamos Bodune, en el Yoruba se le llama Orisha, en vez en el Arará no le llamamos Bodune. Quindi sono, per far capire alle persone, sono diciamo schiavi che venivano dall'Africa, ma da una parte De diversa una parte dell'Africa, dell'Africa. soprattutto della zona di Dahomey, lo che oggi sarebbe la parte del Benin, quella parte di là dell'Africa. E l'Arará. No es solamente como hablan la gente que se le ve Babalú allí, no, se trova Gebbioso, se trova Mase, se trova Aprequete, se trovan no, tantos Ibodunes que han la misma característica prácticamente de los Orichas. Representan el agua, el fuego, el aire, la tierra. Y la otra parte, o falta la parte Bantú, o la parte de la Régula Palomonte, o falta ver qué cosa se le ve el palo. El palo es una danza de combatimiento, una danza de preparación para el combatimiento. El loro pachevano con este tipo de danza, primo de andar a cacha, para andar a cazar y pure por exaltaciones. Ho capito. Ho cercato, fatto vedere due terra, per quello si chiama Awon, Meji y Le. Awon, entre, Meji vuol dire due, y Le, casa, terra, es lo que vuol dire, tra due terra. Bene. Adesso abbiamo capito meglio quello che hai presentato. Allora, vieni qua un attimino. Lei è una di quelle che ha ballato oggi. Allora, cosa mi puoi dire di questa esperienza? Devo dire una grande soddisfazione, parlo a nome di tutta la compagnia, perché il lavoro veramente che ci chiama a fare e che si fa con passione, si arriva a presentarlo esattamente con la stessa passione con cui si è iniziata e con la voglia di riuscire in quello che è l'intento del maestro. Per cui la gioia dopo di aver terminato e di aver compiuto, insomma, quello che ci eravamo prefissate è enorme. Adesso Bene, stiamo bene, festeggiando bene, e siamo bene. contenti che sia piaciuto, Bene, qualcun decisamente. altro vuole dire qualcosa? Ha qualche idea in Spettatore, testa? io qualcuno di loro che sono stati spettatori, che non sono ballerini, sino è il pubblico, che tu sai che l'opinione del pubblico è molto, molto Allora, dimmi importante. tu con chi parliamo. Se trovano qualcuno di loro, Allora, chi lui vuole farsi sempre, avanti? lui puoi venire, vieni con lui qua. Nessuno si vuole fare avanti? Sì, Ecco, qua. va, dai, dai. Presentati e poi ci dici qualcosa. Sì, io sono Bartolomeo, niente, non vengo dal mondo del ballo, non ne capisco assolutamente niente e posso dire che comunque sia questa sera ho visto uno spettacolo bello, originale e mi sono divertito.
Questo è il mio pensiero. Mi pare una cosa molto concreta. Io infatti, per chiudere con lui questa intervista, vorrei dire una cosa. Oggi, secondo me, c'era quasi il doppio di gente che normalmente si vede il venerdì. E dimostra una cosa, dimostra che quando ci sono spettacoli importanti e la gente sa che ci sono questi spettacoli, la gente viene. E quindi questo è, secondo me, un piccolo messaggio anche ad altre discoteche per far vedere che quando si fa musica dal vivo e ballo dal vivo, viene apprezzato dai romani. Grazie. Parlando di musica, voglio ringraziare veramente al maestro Roberto Evangelisti. Tutti noi sappiamo chi è il maestro Roberto. È un italiano che ama la cultura cubana, difende la cultura cubana come nessun altro. E veramente mi sento onorato, si dice, no? Sì. Di portare a questo gran signore, a questa gran persona, portarlo a suonare, a partecipare dentro dell'espettacolo, che per me è una cosa veramente di gratitudine. Ma infatti lo conosciamo tutti, ha fatto tante cose in questo anno. Va bene, amici, finiamo l'intervista qua e un saluto a questa compagnia che ha fatto un grande spettacolo questa sera. Saluti. Saluti a tutti. Vieni qua, vieni. Questo è il fine festa, no? Che volevamo. È più bella di te. Che è l'intervista? Vuoi dire qualcosa? No. Abbiamo già detto tutto. Va bene, va bene. Allora, viva il maestro! Ecco. E vivano i ragazzi, che senza di loro io non posso fare assolutamente niente. Va bene. Grazie.